prosegue, diciamo, proseguiamo l'incremento del mio archivio della minuteria. In questo caso proviamo un kit che è composto da molle, sostanzialmente. Vediamo se l'ho aperto bene. Sì, perfetto. È uno di quei kit che, diciamo, molto particolare, nel senso che è un utilizzo molto specifico di solito. Però diciamo che per gli appassionati del fai da te chiamano costruire cose, ecco, l'idea di, anzi l'uso di molle è abbastanza normale. Io utilizzo molle così piccole, non spesso, però diciamo ogni tanto mi capita di doverle usare e sono sempre alla ricerca della molla giusta. In questo caso ho preso questo kit che è un kit di, l'ho preso su Amazon, è un kit da 420 molle, vi faccio vedere anche qui le varie misure, lo lasciamo un attimo così se... Comunque poi trovate comunque il link in descrizione dove potete vedere la scheda tecnica con tutti i pezzi che ci sono all'interno. Non è niente di particolare, però sicuramente se amate costruire cose o utilizzate stampanti 3D per costruire, vi sarà capitato di avere bisogno di molle. In questo caso sono tutte molle a compressione, come si può dire, di buona qualità, in acciaio, ripeto. Ma stiamo parlando di un prodotto che ha costi, vediamo se riesco a mettere anche a fuoco, che forse è meglio. Però sicuramente è un kit interessante. E ne esistono, ecco, giustamente, di varie misure, con diametri differenti e forze differenti, però mi sembrano, a vedere così, mi sembrano buone. Ne avevo già acquistate un tempo fa, però un kit molto più piccolo, un centinaio di molle suddivise in 5-6 modelli. In questo caso era in offerta questa e ho pensato bene di prenderlo per eventuali lavori futuri. Tutto qui. Vi lascio comunque, come vi ho detto, il link in descrizione. Come al solito vi chiedo un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile o comunque vi ha fatto scoprire un prodotto che non conoscevate. E se vi avete voglia, iscrivetevi al canale, è totalmente gratuito e lo supportate e ci date una mano a crescere. Grazie e alla prossima.